Dobrodošlico in prijetno počutje želimo tudi vsem ostalim vabljenim, ljubiteljem našega muzeja, predstavnikom državnih in lokalnih inštitucij, sedme sile, krajanom in... Gospod predsednik državnega zbora, gospod župan Kovarida, gospod ravnatelj muzeja, gospodje veleposlaniki, gospod general Gavaca, oblasti, dragi slovenski in italijanski prijatelji. Med temi je bila tudi moja stara mama iz očetove strani, kajti nedaleč od tukaj na ravinskem delu je tiste strašne dni padel njen brat. Imel je čin generala, padel pa je zato, da bi ohranil na visoki ravni čas 13. pehotne divizije, ki je poveljeval. Una tragedia che questo museo ripercorre con grande precisione, con grande imparzialità, senza alcuna retorica, come giusto che sia in una circostanza del genere, ma soprattutto con grande umanità, affinché i visitatori traggano uno sprone alla vita, alla convivenza, alla tolleranza. Canino con la cima, poi vediamo qui il monte Coloni, il monte Stol con la cima, il monte Mataio, qui andando qui su da Pleso e il monte Javorše, Vršići, Vrata, Monte Nero, qui sopra il Caporetto, 2245 metri di altezza, le truppe italiane lo conquistano il 16 giugno del 1915. Iniziano il 24 maggio, no? Si iniziano le operazioni e il 16 giugno le truppe italiane già vengono sulla cima del Monte Nero. Caro padre, non sono più sul Carso. Come ho scritto alla mamma, sono stato nelle retrovie del fronte nel Basso Esonzo, ma solo per il breve periodo di 10 giorni. Ora sono già da un mese nell'alta valle dell'Isonzo, in quel noto paese di montagna che abbiamo conquistato nel corso dell'ultima offensiva. Dormiamo in una grotta. Soffriamo il freddo per le continue bufere di neve che infuriano da quando sono arrivato qua. Ma mi sono già abituato. Non avrei mai creduto di potermi addormentare in queste condizioni impossibili. Ma l'uomo si adatta a tutto. Pensa, adesso non mi svegliano più neanche i cannoni. I proiettili li riconosciamo dal sibilo. Il proiettile calibro 75 stride, quello da 149 russa, il calibro 152 fischia e quello da 305 ulula. Questo frastuono e questo strepito sono diventati qualcosa di quotidiano. Diversamente, per quanto mi riguarda, è tutto a posto e mi sento bene. Non rimpiango e non sento troppo la mancanza dei nostri posti. Sento solo la vostra mancanza, miei cari, perché non so quando potrò rivedervi. Riguardo a ciò non ho abbastanza forza interiore. Particolarmente alla sera mi assale la nostalgia e nei pensieri sono con voi. Spero e sogno ad occhi aperti. Sono sensazioni profonde e dolorose, ma poi i sogni si dissipano. In un momento diventi di nuovo soldato e vedi i monti, i fiumi e di nuovo senti il tuono dei cannoni.
sentiamo.